Sono Antonio, ho 56 anni, un'esperienza di più di 30 anni nell'informatica e grandi computer, quindi un professionale abbastanza alta. E la sensazione è questa che tra un po' ho finito tutto, perché mi manderanno in cassa integrazione e ho finito a lavorare. Protesta silenziosa per i dipendenti di HP. Giusto prima delle ferie, 22 luglio, la multinazionale americana dell'informatica annuncia decine e decine di esuberi. A rischio la stabilità di tante famiglie. Sono separato, però ho un figlio da mantenere, non lo so, è un problema grosso, non ci sono risorse economiche per poterlo mantenere all'università. Oltretutto le tasse aumentano, tasse universitarie, per cui da dove ti giri la situazione è piuttosto seria. Tutti informatici, ex dipendenti Eni che nel 99 aveva deciso di vendere per esternalizzare il servizio. I lavoratori vengono assunti da HP, ma lavorano comunque per anni per Eni. Ora la beffa, HP riduce il personale mentre Eni assume per riportare all'interno la gestione del servizio informatico. Il nostro lavoro serve, ma non serviamo noi, nel senso che si cerca di farlo fare a persone più giovani che sono meno costose. Un'assurda lotta generazionale, giovani contro adulti. Mi sono guardato intorno, ma se uno non c'ha una certa età, noi è come se fossimo tagliati fuori. Fino a che età si è ancora candidabili? Sembra fino a 30, 28, 30. Dura trovare un'altra collocazione, soprattutto per chi ha più difficoltà in famiglia come Stefano. Sono l'unico che porta, diciamo, lo stipendio, mia moglie è casalinga e soprattutto con la situazione dei Michi deve, per forza non può lavorare. Due figli, uno con problemi di autismo. Stefano ha diritto a dei permessi per seguirlo, possibilità che spaventa le aziende dove ha cercato lavoro. Mi hanno cortesemente fatto capire che la cosa diventava anche una complicazione, no? Magari non esplicitamente, però comunque era sottinteso e chiaro il messaggio.